Un grande loft dove farsi venire idee regalo per Natale. A Milano e in altre capitali europee, Amazon passa dal virtuale al reale e apre il suo pop-up store, come spiega Mariangela Marseglia, country manager di Amazon Italia e Spagna. È un negozio temporaneo che sarà aperto a partire da oggi fino al 26 di novembre, che è il giorno di Cyber Monday, dalle 10 del mattino alle 8 di sera, aperto alla cittadinanza di Milano, per cui chi passa potrà entrare e di fatto entra in un loft, una casa che è arredata con oggetti che dalla A alla Z sono oggetti acquistabili su Amazon. Li potranno quindi vedere e toccare con mano. Un'iniziativa nata per festeggiare la settimana del Black Friday e l'arrivo del Natale, ma in questo negozio fisicamente non si compra nulla. Inquadrando un codice che c'è vicino ad ogni prodotto potranno avere ulteriori informazioni. Se desiderano acquistare possono farlo direttamente sul sito con un clic sul loro telefonino. Numerose le esperienze uniche e le attività ricreative con artisti del calibro di Elisa, Pif e Benji e Fede che animeranno l'Amazon Loft for Christmas durante gli 11 giorni di apertura, ma c'è spazio anche per la beneficenza. Infine ci saranno anche dei momenti organizzati in collaborazione con due associazioni con le quali stiamo collaborando, due associazioni che sono la Lega del Filo d'Oro e Save the Children, e alle quali doneremo dei sorrisi. Quello che significa è che ogni persona che entra sorridendo ad uno schermo ci aiuterà ad accumulare dei sorrisi e noi li trasformeremo in tempo che regaleremo a queste due associazioni. Durante la serata di inaugurazione, Save the Children ha ricevuto anche un assegno offerto da Procter & Gamble per combattere la povertà educativa nelle periferie italiane.